disse e li lasciò. Andò verso gli altri e si imbatté in Nestore, l'oratore dei pini, dalla voce sonora che ordinava i suoi uomini e li incitava a combattere intorno al grande Pelagonte, ad Alastore, a Cronio, al potente Emone, a Biante, signore di popoli. Davanti schierò i guidatori di carri, con carri e cavalli. Dietro schierò i fanti, molti e valorosi, a sostegno della battaglia. I codardi li spinse nel mezzo perché fossero costretti a battersi, anche se non lo volevano.